Il 9 novembre è una data che non dimentica Tiziano Ferro, ferma com'è nella memoria e nell'anima come il giorno che per sempre ha cambiato il corso della sua vita. Perché era esattamente il 9 novembre 2016 quando la decisione di dire basta con l'alcol arrivò, decisa per non andarsene più, spartiacque tra una dipendenza ormai insopportabile e la libertà di essere e di scoprirsi altro. Ed è per questo che oggi il cantautore dedica a questa ricorrenza un post social, per fermare quel momento e per condividere con i follower la felicità di essere riuscito a dire basta. 7 anni dall'ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato, si legge a corredo di una medaglia che riporta proprio l'evento. Del problema che lo aveva tanto afflitto Tiziano Ferro ne aveva parlato per la prima volta nel film documentario per Amazon Prime, Bevevo quasi sempre da solo, l'alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista, confessò 3 anni fa, alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore. Oggi quel periodo è lontanissimo e la gratitudine manifestata nell'ultimo post è espressione di una tranquillità interiore mantenuta nonostante il dolore per la separazione dal marito Victor Allen renda tutto più complesso, ma non per questo insuperabile. Un post condiviso da Tiziano Ferro. Tiziano Ferro.